Ciao! Noi siamo Nedo, Sara, Marco, Marcia e Lisa. Cinque adulti senza nessun superpotere speciale, ma che passeranno del tempo con voi e vogliono condividere uno spazio, anzi, un agorà. Sai che cos'è un agorà? È una piazza, un luogo reale o virtuale, ma di tutti. È nostra, non soltanto mia o tua. È un posto dove ciascuno può stare, ma non da solo, dove si passa del tempo in compagnia. E sai che cosa si fa in una piazza? Si passeggia, si gioca, ci si guarda in giro e poi si chiacchiera, si ride e a volte ci si arrabbia. In una piazza si possono trovare nuove idee e anche nuovi amici. Si creano legami, si creano relazioni, connessioni. In una piazza si può imparare a diventare liberi e si può provare ad essere felici. In una piazza possono nascere problemi, ma si possono anche trovare soluzioni. Nascono occasioni di dialogo fra persone, vicine o lontane, che parlino la mia lingua o un'altra. Cosa faremo nella nostra agorà? Giocando e pensando, pensando e giocando, faremo tante attività per riflettere su cosa significa sentirsi bene e per stare bene insieme. Pronti? Attenti? Via! Punto di partenza. Che giorno è oggi? Il 20 novembre. Un giorno importante per tutti i bambini e le bambine. Un giorno simbolico, ma fondamentale per tutti noi, perché il 20 novembre del 1989 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha promulgato la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, diventata legge in Italia nel 1991. Il 20 novembre, quindi, si celebra la Giornata Internazionale dei Diritti di tutti i bambini e i ragazzi, perché tutti devono sapere che i bambini e i ragazzi sono persone e possono partecipare attivamente alle decisioni da prendere. Anche noi partiremo da qui, dai vostri diritti e dai vostri doveri, e da come si può realizzare il sogno di cambiare il mondo, per star meglio con noi stessi e tutti insieme. Quindi ci incontreremo nella vostra scuola per sognare. Ciao! Nedo, Sara, Marco, Marzia e Lisa. Sognatori senza superpoteri. A presto!